Ciao e bentrovati. In questa seconda parte andiamo a comprendere in quale modo la paura inconscia viene diffusa a livello popolare. Sì, perché oltre alle esperienze traumatiche del proprio vissuto ad alimentare la paura inconscia, ci pensa soprattutto una strategia mirata e studiata a tavolino, che prevede l'utilizzo del condizionamento mentale per distorcere e ribaltare i significati presenti nelle informazioni. Stiamo dunque parlando della strumentalizzazione della paura. Questa strategia, che invade letteralmente la nostra formazione, utilizza diverse fonti per la divulgazione e si riflette prendendo vigore fondamentalmente presso due ambiti educativi, per poi continuare il suo sporco lavoro di condizionamento mentale sfruttando il monopolio dell'informazione. Comincia quindi a radicarsi in ambito familiare, pone basi consistenti presso gli istituti di formazione per poi consolidarsi durante le successive fasi di crescita, dove la gran parte del lavoro sempre sporco spetta alle televisioni, alla carta stampata e anche se in parte pure ad internet. Questa immensa propaganda è resa possibile dal fatto che tutte le principali fonti di informazione sono di proprietà dei padroni del mondo, che i programmi didattici proposti nelle scuole vengono decisi da coloro che servono i padroni del mondo e che in ambito familiare non viene fatto nulla per agevolare l'educazione dei genitori rivolta ai propri figli. In ambito familiare, infatti, senza che ci sia l'effettiva volontà di distorcere la corretta formazione dei propri figli, i genitori intervengono e favoriscono il processo di condizionamento mentale che limiterà un corretto processo di apprendimento cognitivo. La paura inconscia in questo caso viene tramandata dai genitori ai figli, per esempio attraverso le apprensioni e le preoccupazioni che inducono paure e timori ingiustificati. La causa di questo transfer cognitivo è da ricercare nella mala educazione che gli stessi genitori hanno a loro volta ricevuto dai loro genitori, gli attuali nonni. Questa è a tutti gli effetti una distorsione di come si percepisce la realtà, che si tramanda di generazione in generazione, proprio perché tutti siamo stati condizionati mentalmente, seppur attraverso metodologie e strumenti differenti. Il fatto inoltre che non esistano dei corsi di formazione per genitori vi fa capire appunto che non c'è alcuna intenzione nel voler rendere efficace l'educazione impartita dai genitori. Anzi, a volerla dire tutta, gli artefici di tutte queste mostruosità sono ben contenti di lasciare le cose così come stanno ora. Ben vengano quindi i conflitti, le liti, le zuffe, gli abusi e perché no, anche qualche omicidio qua e là, tutto sommato ci sta bene. Tutte queste notizie di cronaca nera che alimentano la paura, in questo caso di mogli o figli, le vittime illustri dei conflitti familiari. Presso gli istituti di formazione questa strategia antieducativa viene messa in pratica proponendo ad alunni e studenti programmi didattici inadeguati che contengono una ridotta e noiosa panoramica di informazione, oltretutto colma di menzogne e di concetti obsoleti, e dove la paura viene alimentata subdolamente attraverso la distorsione del significato delle informazioni, oppure alimentando la paura di non farcela. I voti, le interrogazioni, le promozioni, tutte queste forme di discriminazione possono infatti facilmente provocare stati d'ansia e una rimarcata sottostima, che nella pratica andranno a limitare e ostacolare il processo di formazione della nostra matrice mentale. Chi volesse approfondire questo argomento può andare a vedersi la serie di video che ha per titolo «Te la do io la buona scuola», una mappazza di 3 ore e oltre, suddivisa in, se ricordo bene, 9 video e che mette in evidenza tutte le lacune presenti presso gli istituti di formazione, oltre a proporre un nuovo e più adeguato progetto di formazione scolastica che ho chiamato Formazione Scolastica Punto Zero. Punto Zero perché prima di esso non è mai esistito in realtà un progetto che avesse veramente l'intenzione di educare e formare. A questo punto, prima di andare a sviscerare come la fonte di informazione primaria interviene per strumentalizzare la paura, ritengo opportuno esporre quali siano i concetti che vengono esaltati dalla strumentalizzazione della paura e come questi concetti
convergono tutti alla realizzazione dell'obiettivo finale che si pone la strategia. Cominciamo con il dire che l'obiettivo finale che si pongono le super lobby, i padroni del mondo, coloro che cospargono di paura i nostri pensieri, è quello della disgregazione sociale. Ottimo veicolo per mantenere saldo il controllo sulla popolazione. Per raggiungere tale scopo, questa strategia punta al consolidamento tra le usanze popolari di tre concetti: l'indifferenza, l'individualismo e l'ignoranza. Il procedimento mentale che genera l'indifferenza prevede lo sviluppo della suefazione ad una determinata informazione o situazione, ovvero ad un procedimento di adattamento mentale. Il metodo utilizzato per promuovere il radicarsi dell'indifferenza nei nostri pensieri avviene attraverso l'incessante divulgazione di informazioni mirate a raggiungere questi obiettivi. Facciamo un esempio. Se assimilo tutti i giorni per anni informazioni che inducono la produzione di sentimenti di tristezza, il mio cervello si adatta e tutela la sua integrità mentale bypassando la tristezza e costruendo un sentimento di indifferenza verso questo genere di informazione. Praticamente il nostro cervello ci indurrà a percepire queste informazioni come normali, ovvie, scontate, ormai abitudinarie, appartenenti al nostro contesto esistenziale. Così, quando per esempio si ascoltano al telegiornale notizie drammatiche, un attentato terroristico, un femminicidio, una morte provocata da un pirata della strada, la nostra reazione emotiva sarà solo tiepida o appunto indifferente e continueremo a gustarci il bel piatto di pasta al pomodoro che abbiamo davanti. Propongo un altro esempio per meglio comprendere. Il bambino che fin da piccolo è abituato ad avere a che fare con videogames e cartoni animati, con telefilm o film che riportano scene di guerra, scene in cui vengono utilizzate senza alcun ritegno le armi da fuoco, con l'andare del tempo si assueferà all'idea che la guerra e tutte le sue drammatiche conseguenze appartengono alla realtà quotidiana, che è normale che sia così, che la guerra è un evento che rientra nella normalità. Da qui il detto: l'essere umano è per indole malvagio, oppure la guerra ce l'abbiamo nel sangue. Ma quando mai? Postilla. Qualsiasi popolo nella storia non ha mai voluto fare la guerra. Il popolo ha preso volontariamente le armi in mano solo per fare la rivoluzione contro il suo stesso stato oppressore, contro i loro governanti. Le guerre vengono create da chi ci governa e combattute da mercenari disposti ad ammazzare in cambio della busta paga. Il popolo in questo caso subisce solo le conseguenze di queste disumane decisioni, per di più prese in cattiva fede. Ma a cosa serve promuovere l'indifferenza tra gli esseri umani? Oltre alla riduzione dello sviluppo della curiosità, argomento che però tratteremo nel prossimo video, l'indifferenza fondamentalmente serve a reprimere i nostri sentimenti empatici, che sono la base del sentimento amoroso. Una repressione questa che agevolerà la propagazione dell'altra grande I, l'individualismo. Questa resistente scorza che siamo indotti ad autocrearci e va a trovare linfa tra i nostri pensieri non appartiene alle caratteristiche proprie dell'essere umano. Se fossimo veramente una specie individualista, non ci saremmo mai ridotti a vivere in fitti agglomerati di case concentrati in pochi chilometri quadrati e che spesso sorpassano il milione di abitanti. L'essere umano, infatti, per indole e per natura, ha bisogno della condivisione e della collaborazione. È un dato di fatto riportato dalle nostre esperienze. Basta pensare a quante centinaia o migliaia di volte durante la nostra crescita abbiamo condiviso esperienze di vita con molte persone, con gli amici di scuola, con gli amici di cortile, con gli amici di quartiere, con i collaboratori di lavoro, intraprendendo dei viaggi, andando allo stadio, andando al cinema, andando a un concerto, andando a un teatro. Quindi ci dovremmo porre la domanda: ma perché allora sta accadendo proprio il contrario di quello che ci viene naturale fare? Da che cosa siamo indotti e perché siamo indotti a trasformarci da essere socievoli ad essere individualisti? I romani e ancora prima diciamo le popolazioni da cui origina l'inizio della civiltà, quindi sumeri, babilonesi e via dicendo, avevano capito l'efficacia del famoso motto "Dividi et impera".
Ma a questo punto, poniamoci un'altra domanda. Quali sono gli strumenti di condizionamento psicologico utilizzati per indurci all'individualismo? Uno lo abbiamo già preso in considerazione, l'indifferenza, ma ce ne sono altri tre, tutti interconnessi tra loro e tutti che alimentano l'individualismo. Sono il pregiudizio, la diffidenza e lo spirito di competizione neoliberista. Cominciamo dal pregiudizio. Siamo abituati a fare valutazioni o esprimere giudizi verso argomenti o persone dei quali in realtà non conosciamo altro che l'interpretazione data da qualcuno o ascoltata alla televisione. Questo a prescindere dal fatto che dovremmo quanto prima liberarci dal voler essere giudici, cominciando da ciò che in realtà non conosciamo. Il pregiudizio, questo grosso limite che ci portiamo ancora dietro, non origina dal nostro intuito, bensì da informazioni distorte o menzogniere che alimentano, come viene fatto per indifferenza, questo preconcetto. Pensate per esempio come nei secoli precedenti a quello attuale il razzismo, alimentato da false informazioni, si sia radicato nella mente di tante persone. Infatti, i padroni del mondo, per giustificare l'importazione di schiavi dall'Africa, hanno divulgato informazioni che inducevano le persone a percepire la popolazione nera come sottosviluppata e predisposta per i lavori forzati, oltretutto non pagati o miseramente pagati. Questo del razzismo è l'esempio più lampante, ma la stessa modalità di disinformazione viene ancora oggi espressa quotidianamente dai telegiornali e dalla carta stampata, magari in forme più subdole, ma altrettanto convincenti. Se si enfatizzano nei telegiornali furti nelle case commessi da persone provenienti dall'est, dalla Romania, tanto per citarne uno, la reazione della gente che ascolta queste notizie sarà quella di percepire queste popolazioni come pericolose per la nostra integrità. Ecco che attraverso un'informazione mirata ad alimentare la paura si va a screditare queste popolazioni e si crea il pregiudizio verso le stesse. Se però si vanno a ricercare i dati reali, magari si comprende che su 10 case che hanno subito un furto, in solo un caso i ladri provenivano dall'est. Questo è lo scopo ultimo di queste informazioni mendaci proposte al pubblico televisivo. Dopo il pregiudizio prendiamo in considerazione la diffidenza, che non è altro che la messa in pratica del concetto di pregiudizio. L'antropofobia, parolone, cioè la paura verso il prossimo, è una cazzata mega galattica. Il timore di essere manipolati o fregati dal prossimo è uno dei punti di forza della strategia applicata per divulgare l'individualismo. Questa è la verità. Meno ci si fida delle persone sconosciute, minore sarà la possibilità di vivere situazioni indesiderate, di subire torti, truffe o violenze di qualsiasi genere. Da ciò si deduce che la diffidenza verso il prossimo ci porta ad assumere un atteggiamento difensivo divenuto ormai automatico e istintivo. La diffidenza, inoltre, si ottiene anche enfatizzando la possibilità di prendere le malattie che gli immigrati possono portare con loro, oppure enfatizzando atti di violenza da parte degli insegnanti all'interno delle scuole o degli asili. Questo genere di informazioni, sempre opportunamente caricate di drammaticità, da parte ovviamente dei giornalisti, sviluppano nei nostri pensieri i concetti di pregiudizio e diffidenza. Il risultato sarà una notevole limitazione nell'ampliare qualsiasi genere di relazione interpersonale, quindi di stimolare l'individualismo. Il terzo strumento, diciamo, psicologico utilizzato per alimentare l'individualismo è lo spirito di competizione neoliberista che si ispira alla teoria neanche tanto scientifica di Darwin sull'evoluzione della specie. Una teoria enfatizzata dall'attuale filosofia neoliberista, appunto, ma che in realtà è presente nella maggior parte della cultura occidentale da quasi un secolo. Questo genere di spirito di competizione non mostra alcun aspetto educativo, tutt'altro, ed è inteso solo come forma di prevaricazione sull'altro. Mors tua, vita mia, tanto per intenderci. A differenza del pregiudizio e della diffidenza, questo concetto si radica nel nostro inconscio sempre attraverso una propaganda mediatica,
ma prende pieno vigore manifestandosi all'interno delle azioni pratiche che eseguiamo quotidianamente, mentre lavoriamo, mentre facciamo sport, addirittura mentre siamo all'interno del nostro nucleo familiare. L'ultima grande I, l'ultimo principio amico della paura, che agevola il controllo del potere assoluto da parte delle lobby nei confronti di noi miserabili esseri umani, è l'ignoranza, strettamente interconnessa con l'indifferenza e l'individualismo. L'ignoranza trae la sua vera linfa nell'eludere il corretto processo cognitivo, alimentando il disinteresse, demotivando i poteri della curiosità, pilotando l'attenzione delle nostre menti verso valori fittizi o interessi spazzatura. In precedenza abbiamo compreso quali siano gli ambiti in cui si sviluppa la strategia. Ora facciamo una rapidissima analisi sullo strumento più utilizzato per strumentalizzare la paura, la televisione. Dico rapida perché riguardo a ciò si potrebbe scrivere, tanto per capirci, un libro di 700 pagine, ma anche perché abbiamo già fatto dei cenni a riguardo. Ciò è dovuto al fatto che la televisione ha la possibilità di divulgare l'informazione coinvolgendo contemporaneamente l'utilizzo di due sensi, la vista e l'udito. La strategia televisiva è assolutamente efficace perché il teleascoltatore viene condizionato senza alcun utilizzo pratico di violenza diretta, senza valersi di alcuna intimidazione diretta, senza la presenza di alcuna privazione diretta. Ecco che tutti i palinsesti delle maggiori reti televisive sono costipati da informazioni di cronaca nera. Questo accade grazie alla disonestà intellettuale manifestata costantemente da tutti i giornalisti che lavorano per tutte le principali reti televisive. Il looping, ovvero la costante quotidiana emissione di notizie ed immagini che trattano eventi drammatici, violenti, che includono a rotazione sofferenze di ogni genere, è il metodo più utilizzato. Ciò accade durante tutto l'arco delle 24 ore, ma in maniera più marcata durante le ore con maggiore indice d'ascolto. Se provate a fare uno zapping tra le principali 20 reti televisive durante l'ora di cena, dalle 19.30 alle 20.30-21, noterete che su quasi tutti i canali ciò che vedrete o sentirete esprimerà dolore, paura, rabbia, pregiudizio. Vedrete video con pistole fumanti, liti, forti conflitti, conflitti con armi, discussioni accese, immagini tristi e chi più ne ha più ne metta. Provare per credere, fatelo e vi renderete conto voi stessi che non sto dicendo cazzate. Non è una casualità, è sempre così ogni giorno. Tornando ai telegiornali, e visto che stiamo parlando di paura, voi direte, ma nella maggior parte dei casi le immagini e le notizie che vengono mandate in onda ogni giorno nei telegiornali, sì, sono di genere drammatico, ma non riproducono in realtà un sentimento di paura al teleascoltatore. Piuttosto provocano un sentimento di tristezza. Ed è vero, l'evento spesso in sé non provoca la paura. Ciò che va a nutrire il radicarsi della paura, infatti, è da ricercare nella conseguenza che la notizia presa provoca sul nostro cervello. Un esempio, enfatizzo gli attentati terroristici, andrò a stimolare il sentimento di paura nell'intraprendere viaggi verso quelle destinazioni considerate pericolose. Ecco come un sentimento che contiene tristezza viene traslato poi nella pratica in un sentimento di paura. Volendo andare a vedere, se ci si pensa su, si possono enfatizzare un numero infinito di paure immotivate. Animali, religioni, inquinamento, cambiamenti climatici, e anche qua chi più ne ha più ne metta. La cosa più bieca è che la strumentalizzazione della paura non prevede solo l'enfasi della paura artificialmente provocata, ma viene sfruttata anche per altri obiettivi. L'esempio più lampante che mi viene in mente è quello dell'attentato alle Torri Gemelle. In quel caso, oltre ad alimentare la paura, quanto di atroce è stato commesso dalle lobby americane ha potuto giustificare la creazione di una nuova guerra e l'invasione di uno Stato.
Esiste un altro ambito di conoscenza importantissimo per la nostra evoluzione, che proprio per la sua influenza è totalmente preso d'assalto e controllato dai padroni del mondo. Sto parlando dell'ambito scientifico. In questo ambito le verità sono sconcertanti, perché le intimidazioni e le corruzioni sono all'ordine del giorno e la collaborazione, spesso forzata o indotta da ingenti cifre di denaro tra lobby e scienziati, porta al totale collasso l'effettiva utilità di queste conoscenze. In un settore in particolare, queste collaborazioni determinano vere e proprie azioni criminali svolte ai danni della popolazione. Sto parlando della farmacologia. Premettendo che l'utilizzo consapevole di questa scienza porterebbe grande beneficio alle persone, come questa scienza viene strumentalizzata? Semplice, enfatizzando la paura di soffrire, enfatizzando la paura di morire e screditando la medicina che per curarsi utilizza prodotti naturali. E dulcis in fundo, screditando quelle filosofie che prevedono la cura del proprio corpo attraverso lo sviluppo della propria consapevolezza. Ma essendo questo un argomento molto ampio ed importante, eventualmente lo tratteremo in altri video. Per concludere questa ultima disamina sulla scienza farmacologica e collaboratori annessi, dico che la stragrande maggioranza di coloro che operano nel settore dovrebbero essere radiati a distante e perseguiti penalmente per la loro disonestà intellettuale. Quei pochi medici invece che comprendono la situazione e si mettono in contrasto con le direttive del sistema sanitario vengono allontanati dalla possibilità di operare o fare ricerca. Questa è la verità. Riassumendo i contenuti fino ad ora espressi, possiamo quindi dire che è la paura, strumentalizzata e diffusa senza soluzione di continuità, la base sulla quale si erigono tutti i nostri limiti. È il fulcro da cui originano tutte le strategie di condizionamento psicologico messe in pratica dai poteri forti, dalle lobby mondiali, per perseguire il loro obiettivo primario, quello di mantenere inalterato il controllo sulle masse, attraverso la disgregazione socioambientale. La maggior parte di noi, anche se non ce ne accorgiamo perché distratti, interpretiamo la quotidianità della nostra vita assecondando tutte le menzogne e le violenze psicologiche propagate negli ultimi 60 anni. Questo è quanto accade ogni giorno dal primo momento in cui nasciamo. Le informazioni di cui ci nutriamo contengono un messaggio ben preciso. Il mondo intorno a te è poco sicuro e nasconde un sacco di insidie, pericolose. Ma se vuoi la soluzione per limitare questa situazione di incertezza, c'è. L'hanno preparata proprio per te, per tutti noi. La pillola blu, una finta realtà che ci relega a vivere in pseudo-recinti esistenziali, vere e proprie prigioni dell'anima e della mente. Recinti sapientemente predisposti per alleviare le reazioni mentali provocate dalla paura, dall'insicurezza e l'ancor più importante ricerca di protezione. Ora la possibilità di smembrare i confini che ci tengono imprigionati in questi recinti esistono e nel prossimo video, l'ultimo della serie, daremo voce alla ricerca delle soluzioni per affrontare lo sconfinamento e per dare inizio ad una nuova era consapevole. Quindi, oltre a sperare di essere stato utile, spero di ritrovarvi nel prossimo e ultimo video. Ciao!